Il Pomezia perde l'ennesima occasione per avvicinarsi alla testa della classifica contro l'Ottavia e soltanto 1-1. I rossoblù vanno in vantaggio dopo 10 minuti con Gomez, ma si fanno rimontare nella ripresa con la rete di Leonardi. Occhio a questo cross, ci sono 4 giocatori, 5 delle Pomezia in area di rigore, il cross al centro della rete della squadra rossoblù dopo 10 minuti di gioco. Cestrone intanto è pronto a calciare, pallone in mezzo, il colpo di testa, il miracolo di Placidi. Cestrone lo francobolla, poi c'è spazio per Leonardi, è pronto a caricare il destro, eccolo, la rete dell'Ottavia a sorpresa, il pareggio dei capitolini con Leonardi. La sua squadra è riuscita ad ottenere l'8° risultato utile consecutivo al comunale contro il Pomezia, avete resistito agli attacchi dei rossoblù e poi trovato il pareggio, è soddisfatto della partita? Sì, sono soddisfatto perché la partita l'avevamo preparata così, noi siamo arrivati qua con questo 5-3-2, siamo messi a specchio come il Pomezia, poi quando abbiamo preso gol all'ultima mezz'ora ci abbiamo voluto provare, abbiamo un po' cambiato, ci siamo messi 4-2-3-1 e abbiamo trovato i nostri frutti perché sulle ripartenze erano un po' pericolosi, però loro diciamo sull'1-0 hanno avuto la palla per fare il 2-0, non l'hanno sfruttata, il calcio è questo, quando sbagli poi non ti ricapitano l'occasione, infatti hanno sbagliato il secondo gol, per loro secondo me è cascata, quando abbiamo fatto gol poi sono morti. C'è stata una gara fatta in maniera giusta secondo il mio punto di vista, in settimana l'abbiamo preparata in un modo corretto e poi dopo l'abbiamo svolta bene, peccato perché l'episodio ci ha condannato. Però la cosa importante è che l'atteggiamento della squadra è stato quello di voler vincere il prima possibile una gara contro una diretta concorrente, perché venivamo da una battuta d'arresto, non meritata anche quella perché alla fine è stata all'ultimo minuto, oggi è stato un pareggio, cioè diciamo che in queste due partite dovevamo avere 4 punti, invece ne raccogliamo uno solo. E il guizzo per salire di categoria come si ottiene? Vedendo la gara di oggi solo con un pizzico di fortuna, e comunque la fortuna è di chi se la cerca. Perché da rimproverare a livello tecnico, a livello tattico, credo che non abbiamo niente. Domenica prossima i rossoblù affronteranno il Sermoneta. Da Pomezia per Canale 10, Valerio Nasetti.